Nel ringraziarlo abbiamo rappresentato al Presidente della Repubblica Mattarella la nostra grande preoccupazione per l'apertura della crisi di governo che continuiamo a considerare un atto irresponsabile in un momento di estrema difficoltà per il Paese, segnato dall'impegno per contrastare la pandemia e dalla necessità di affrontare le sue conseguenze economiche e sociali sulle persone, sui lavoratori, sulle imprese che combattono per andare avanti. Ricadute gravi che rischiano soprattutto di pagare i giovani e le donne. È una crisi dunque segnata dalla lontananza dalla condizione di vita e dalle speranze degli italiani. Per questo auspichiamo una soluzione della crisi in tempi rapidi e abbiamo indicato al Presidente la disponibilità del Partito Democratico a sostenere l'ipotesi di un incarico per un nuovo governo al Presidente Giuseppe Conte, che si è confermato anche nel recente voto di fiducia un punto di sintesi e di equilibrio avanzato negli attuali equilibri parlamentari. Sostenere un incarico raccogliendo l'appello del Presidente Conte nella direzione della responsabilità nazionale. Un governo che possa contare su un'ampia e solida base parlamentare, che sia nel solco della migliore tradizione europeista del nostro Paese e che si impegni nella missione di un rilancio e di rinnovamento delle istituzioni europee, che sia in grado di affrontare le grandi emergenze poste dalla pandemia dal punto di vista sanitario e sociale e affronti i nodi dello sviluppo, a cominciare dall'attuazione delle opportunità che l'Europa ci offre e che realizzi quelle riforme istituzionali della macchina pubblica e della giustizia di cui il Paese ha bisogno per ripartire in fretta. Sono compiti chiari e possibili: combattere la pandemia, continuare la campagna vaccinale, coinvolgere il Paese nella sfida del rilancio e attuare Next Generation EU per la crescita, per il lavoro, per i giovani di questo Paese, mettere in sicurezza e rilanciare il sistema della scuola, dell'università, della ricerca e del nostro sistema sanitario, varare una riforma e una complessiva riorganizzazione di moderne politiche attive per il lavoro e approvare finalmente riforme istituzionali che diano efficienza allo Stato, a cominciare per noi, dopo il taglio del numero dei parlamentari, da una nuova legge elettorale di stampo proporzionale. Noi reputiamo questa una sfida possibile, una sfida credibile e che potrà chiamare a raccolta tutte le energie disponibili nel Parlamento, dentro i confini di questi valori e di questi contenuti. Il PD si farà carico con lealtà e responsabilità di questa missione per aiutare l'Italia ad uscire a testa alta da questo momento buio che noi abbiamo contrastato e non abbiamo certo voluto. Grazie. Posso fare una domanda, segretario? No. Segretario, posso fare... No.